Parte subito forte Lannister dopo 3 minuti con Cutrona, costretto ad intervenire in due tempi con Ortiz, pronto ad intervenire. Al 13° disimpegno di Arafa, palla a campanile ma Cutrona c'è. Al minuto numero 15, calcio piazzato per la Nissa, colpo di testa all'indietro di Ortiz che beffa Cutrona. 1-0 Nissa e gara che sembra in discesa per i biancoscudati. Al minuto numero 17 ci pensa Campanaro a mettere i brividi alla difesa nissena con questo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla deviata da Selmi, poi Abati rovesciata, pallone che termina ancora una volta in corner. Al 20° il sembraverde, Stefano Piazza serve Priolo dall'altra parte con quest'ultimo che prova la botta, palla alta. Il Gela ci prova ancora una volta al minuto numero 22 con questa combinazione Valenti Messina infine Abate, anticipato da un soffio da Selmi. È il preludio al gol che arriva al 24° con Piazza che nel frattempo ha cambiato fascia, si accentra e lascia partire questo missile terra-aria imparabile per Selmi. Un gol strepitoso per il quarantenne giallo-nero che firma l'1-1. Passano 6 giri di orologio e Nissa ancora una volta in vantaggio, questa volta con Lucero. Altra deviazione di testa e parabola imprendibile per Cutrona. Nissa di nuovo in vantaggio. Al minuto numero 40 ancora Piazza viene atterrato così da Martorana, calcio di rigore per il Gela. Dal dischetto il bomber Simone Abate non sbaglia e firma con questo tiro nell'angolino il pareggio per i gelesi. C'è tempo per questo tiro di Priolo sul calcio di punizione parato ancora una volta da Selmi. Nella seconda frazione di gioco i ritmi calano a causa del gran caldo, ma la Nissa ci prova subito al sesto con questo tiro di Ortiz murato da Rechichi. Un minuto dopo mischia in aria della Nissa con Bamba che viene giù, palla da Abate che non trova il varco giusto per calciare e infine Piazza che calcia al lato, occasione sfumata per il Gela. Al 25° Rechichi sbaglia questo appoggio per far stavella, occasione per la Nissa che parte in contropiede fermata da questo calcio di punizione. A questo punto ci prova Azzara, ma la sua conclusione fa la barba al palo. Alla mezz'ora della ripresa, destro di Priolo, testa di Abate, parato dal neo entrato Chimenti. Gara agli sgoccioli che si chiude con questo calcio di punizione proveniente dal piede caldo di Priolo, parata da Chimenti, sulla cui ribattuta l'argentino Belecco non arriva. Finisce così, 2-2 questo match di andata, appuntamento alla gara di ritorno in programma il 7 settembre. Una partita sicuramente condizionata dal gran caldo, però un Gela che è stato sul pezzo. No, infatti, come dicevo con i suoi colleghi, quello che mi interessava era la prestazione. Oggi credo che i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, con pure che c'era il caldo, stiamo smaltendo ancora tutti i carichi di lavoro e sono contento per quello che abbiamo fatto. Ovviamente c'è tanto da lavorare, abbiamo tantissimi giocatori nuovi, però sono contento per come si è comportata la squadra. E devo fare complimenti ai ragazzi perché, con pure che siamo andati sotto 2 volte, siamo stati bravi a reagire tutte le 2 volte. E questo già è un grande punto di partenza. Ovviamente sono un po' arrabbiato per quanto riguarda di aver preso quei 2 gol che sono stati la fotocopia e questa cosa qua è una cosa che un po' mi fa arrabbiare molto. Sappiamo che andiamo a trovare delle grandi squadre ben organizzate, sia dalla prima che all'ultima. Non sarà un campionato facile, sicuramente non è la promozione, ci sono squadre ben attrezzate. Ovviamente noi ci faremo trovare pronti e quello che alla fine oggi mi è piaciuto più di tutto è la prestazione. Credo che se Gela si comporta così come oggi a livello di prestazione, credo che faremo delle grandi cose.